qui al congresso di Radicali Italiani, l'undicesimo congresso, siamo in compagnia di Diego Sabatinelli, attivo, non so se è segretario della Lega per il esattamente, segretario, ricordavo bene, della Lega per il Divorzio Breve. Diego Sabatinelli è in sciopero della fame da alcuni giorni, adesso ci dirà quando. Per ottenere qualcosa di importante, che è una battaglia radicale che va avanti da un po' di tempo. Adesso ci dice bene di che si tratta e poi gli faremo altre domande. Sì, innanzitutto è una battaglia più per ottenere il diritto del cittadino a conoscere per deliberare. In questo momento quanto mai opportuno questo famoso slogan. Perché? Perché è successa secondo noi una cosa gravissima. Voi sapete che mi occupo della legge di riforma sul divorzio, in questo caso poi non incide sul divorzio ma sui tempi di separazione, che in Italia sono lunghissimi. Abbiamo una delle leggi che ci fa attendere più anni rispetto al resto d'Europa, ci obbliga a avere due passaggi in tribunale, quindi significa doppia spesa per il cittadino e per lo Stato, non solo per una sentenza consensuale, quindi quando i coniugi sono d'accordo, magari non c'è di mezzo un minore o non ci sono di mezzo dei beni da dividere, ci possono volere anche 4-5 anni, quindi tutti d'accordo e nonostante questo 4-5 anni. Nel caso invece i coniugi sono in disaccordo, quindi un divorzio giudiziale, possono arrivare fino a 10-12 anni queste cause. Nel frattempo, ecco il motivo per cui ridurre i tempi per ottenere il divorzio, nel frattempo gli ex coniugi ricostituiscono nuovi nuclei familiari. Da questi nuovi nuclei familiari, che ricordo che in Italia non hanno né tutele né garanzie perché non esistono le coppie di fatto, non sono riconosciute, nascono anche figli, magari il primo figlio per entrambi, anche se vengono da un precedente matrimonio. E questi figli anche oggi sono discriminati perché c'è un'altra legge che attende la Camera, che è quella dell'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi. Quindi anche un'ulteriore discriminazione. Ebbene, nonostante tutto questo, nonostante sono circa 15 anni che in Parlamento si dibatte per riformare la legge sul divorzio, siamo arrivati da oggi che ancora non nulla di fatto. La cosa grave è che dopo 4 anni di discussione su una proposta di legge ferma in Commissione Giustizia alla Camera, stiamo parlando di 4 anni, è l'inizio dell'iter legislativo, proprio la parte iniziale dell'iter legislativo, finalmente le forze politiche trovano un compromesso, molto al ribasso, che non ci trova soddisfatti, però trovano un compromesso per ridurre quantomeno un pochino i tempi della separazione. Viene licenziato a marzo di quest'anno un testo che approda in aula 2 mesi dopo, il 21 maggio. C'è una prima discussione preliminare in cui i parlamentari, i deputati esprimono il loro parere rispetto al testo legislativo che è stato presentato in aula. Ogni volta, una premessa, ogni volta che c'è stato un passaggio di qualche tipo di questa proposta di legge sulla riforma del divorzio, immediatamente il giorno dopo, il giorno stesso, usciva un comunicato della CEI, normalmente del Cardinal Bagnasco o di qualcuno comunque che rappresentasse la CEI, il Vaticano. E immediatamente dopo si bloccavano i lavori per qualche motivo. È successa la stessa cosa, però questa volta molto più grave. Dopo il 21 maggio la discussione, questa proposta di legge, si tratta di due articoli, poi spiegherò anche agli ascoltatori, due articoli molto semplici, un sì e un no poi alla fine. Due articoli che potrebbero essere una votazione che si può svolgere in un pomeriggio in aula, viene messa agli ultimi posti dell'ordine del giorno dei lavori d'aula, anche dietro a mio avviso, proposte molto meno importanti sulla pelle del cittadino, qui stiamo parlando di migliaia, centinaia di migliaia di cittadini interessati a questa cosa. Ebbene, viene messa agli ultimi posti dell'ordine del giorno per poi a giugno sparire completamente. E sparire nel silenzio, perché nessuno ne parlava più di questa legge, tant'è che noi l'abbiamo definita, proprio perché siamo in periodo di Halloween, l'abbiamo definita, non so se prende il bianco, ma ecco, è una legge fantasma, ecco qua, infatti c'è. Perché una legge fantasma, quella del divorzio breve, perché è sparita, ma è sparita dal dibattito parlamentare, è sparita dal dibattito politico, è sparita dai media, nessuno ne sapeva più niente. Il cittadino non doveva sapere che questa proposta di legge era stata messa nel cassetto in attesa che si scegliessero le Camere e si andasse a un nuovo voto. Il motivo è semplice, ce lo dice Rita Bernardini, che ha lanciato l'allarme al congresso della Luca Coscioni, al nono congresso della Luca Coscioni di quest'anno,
che questa proposta legge era sparita e che c'erano delle pressioni che venivano dal Vaticano. Ce lo ha detto Paniz, che è il relatore di questa proposta della legge, ma ce lo conferma, a parte Bagnasco, il solito comunicato. Paniz e il PDL. Ecco, ma Paniz e il PDL, ma ce lo conferma addirittura, voglio dire, la Presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, adesso Fli, sul Libero, che appunto ci dice colpa delle resistenze del Vaticano e del mondo cattolico. Ora, il problema sostanzialmente è questo: non si vuole discutere di questa legge perché farebbe litigare la politica col Vaticano, ma soprattutto, essendo trasversale ai gruppi politici, essendo trasversale agli schieramenti, essendo trasversale all'attività dei parlamentari, non si vuole avere questa bega, non si vuole questa patata bollente tra le mani, si preferisce nasconderla. Quindi una parte il Vaticano, un'altra parte la vigliaccheria della politica italiana, i presidenti, i capigruppo, i membri della conferenza dei presidenti di gruppo della Camera, che sono coloro che decidono l'ordine del giorno, quindi i lavori d'aula, semplicemente hanno deciso, in barba ai cittadini ma agli stessi parlamentari, hanno deciso di far sparire dall'ordine del giorno questa proposta di legge. A questo punto, dopo l'allarme di Rita Bernardini e dopo una mozione che noi abbiamo presentato, perché gli organi statutari comunque di Radicali Italiani in questo caso funzionano, abbiamo presentato al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, se ricordate all'ultimo, una mozione particolare che prevedeva il supporto, l'aiuto da parte dei radicali italiani, del comitato e degli organi dirigenti rispetto a un'eventuale azione non violenta da intraprendere il più presto possibile, per quantomeno per ridare luce e informazione su quello che sta succedendo. Io da venerdì 26, quindi venerdì compreso, sono in sciopero della fame e ho cominciato l'attività tipica di colui che fa uno sciopero della fame, cioè un'attività frenetica per far sapere che non solo che sono in sciopero della fame, anzi non è poi quello il dato importante, ma il motivo per cui lo faccio. Noi siamo riusciti a questo punto ad ottenere quell'informazione al momento che quantomeno ha fatto riprendere luce a questa proposta di legge. Abbiamo ottenuto una pagina intera su Repubblica, abbiamo, con richiamo in prima, abbiamo ottenuto il Corriere della Sera, abbiamo ottenuto il Giornale, abbiamo ottenuto, si sono schierati i matrimonialisti italiani, gli avvocati matrimonialisti dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Quotidiano della Nazione, altri, dopodiché anche da ultimo ieri sera Linea Notte del TG3, piano piano riemersa dai cassetti dell'informazione anche questa proposta di legge. Quantomeno abbiamo ottenuto intanto il risultato che una parte piccola della popolazione sappia quello che sta succedendo in Parlamento. L'obiettivo, una parte dell'obiettivo minima è stata raggiunta, che è quello di dare informazioni su quello scandalo che accadeva alla Camera. La seconda parte è quella di ridare un sussulto di dignità ai parlamentari, perché veramente qui c'è una dittatura di capogruppo che, per non far discutere qualcosa che li potrebbe spaccare all'interno degli gruppi politici, omettono questa discussione, che secondo me, mentre un parlamentare magari può essere anche interessato a far sapere la propria posizione su un argomento così importante, si tratta di un sì o di un no, ma ancora di più verso il cittadino, perché ci sono moltissime persone che sono interessate e che vengono scippate da questa decisione, perché noi non è che vogliamo obbligare il Parlamento a scegliere una o l'altra posizione, è evidente, quella poi è una scelta che fa il parlamentare, però quantomeno se ne discuta. I cittadini sono talmente arrabbiati, la faccio breve, che io ho ottenuto più o meno 140 adesioni al mio sciopero della fame, ovviamente cittadini che hanno aderito anche per un solo giorno o due o tre giorni, non all'oltranza, però oltre 140 adesioni allo sciopero della fame, all'incirca 1000 adesioni a un appello alla conferenza dei capigruppo della Camera perché venga calendarizzata immediatamente la proposta, la riforma della separazione, il cosiddetto divorzio breve, venga calendarizzata immediatamente e discussa in aula. Per ultimo, il nostro obiettivo a questo punto è che non solo i capigruppo della Camera si sentano pressati su qualche cosa che è molto scorretto quello che hanno fatto,
e quindi quantomeno restituiscano un minimo di dignità all'istituzione che rappresentano, ma soprattutto ai cittadini che li hanno eletti, perché questo Parlamento non ha dato il massimo, non è stato, lo possiamo dire, non è che ha dato grande lustro, ma la politica in generale non sta dando, poi tu lo sai, sta la Regione Lazio, non è che ha dato grande lustro a questo periodo alla politica italiana, e la partitocrazia ha raggiunto forse dei livelli bassissimi come sono stati raggiunti poche volte, anzi no, la partitocrazia è sempre stata così. In questo periodo, grazie anche ai radicali, tranne i radicali, ma grazie ai radicali, è stata data informazione su quel che combina nei consigli regionali, nei consigli comunali o in Parlamento la partitocrazia, e quindi la gente è venuta a sapere effettivamente il marcio dov'è. Ora, l'obiettivo sarebbe anche quello di ridare quantomeno un minimo di dignità, visto che avete fallito su tutti i fronti, almeno rappresentate per quei pochi mesi di vita che vi rimangono, rappresentate quel cittadino che con una crocetta sulla scheda elettorale vi ha dato l'onore, l'onere e non la furbizia di stare in un'istituzione e di provvedere almeno una volta nella vostra vita a qualcosa che interessa al cittadino, con sì e con no. Chiudo. La proposta di legge che non ci piace comunque, che è in discussione, prevede la riduzione dei tempi della separazione obbligatoria in Italia da 3 anni a 1 anno per le coppie che non hanno figli minori, da 3 anni a 2 anni per le coppie che hanno figli minori. Il secondo articolo prevede lo scioglimento della comunione dei beni al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. La cosiddetta... Se in caso di separazione consensuale? No, entrambe. Entrambi i casi. La nostra proposta, la proposta radicale, era di tutt'altro avviso, era quello di eliminare l'obbligo della separazione legale, consentire ai coniugi di accedere direttamente, fare direttamente domanda di divorzio, come in Spagna il doppio binario, si può chiedere un giudizio di separazione o accedere direttamente al divorzio, così chi non vuole divorziare ma si vuole separare per una questione religiosa, per altri problemi, cioè, quella è una libertà del cittadino, può scegliere di separarsi oppure scegliere di divorziare direttamente, tanto quei tempi lunghi della giustizia civile italiana ci vuole quantomeno almeno 1 anno anche solo per accedere direttamente al divorzio. Sono usciti nuovamente dei dati Eurispes che aveva, mi sembra che erano Eurispes, che erano stati dati intorno al 2007 sul costo per la giustizia italiana delle separazioni, sono intorno ai 50 milioni di euro l'anno, ma per le coppie sulla separazione sono 150 milioni e per i divorzi 260 milioni, cioè gli italiani spendono, almeno secondo questa indagine, 150 milioni di euro l'anno per le separazioni e 250 milioni di euro l'anno per i divorzi. Se si riducesse tutta la domanda di divorzio, già verrebbero risparmiati 150 milioni da parte del cittadino e 50 milioni di euro da parte dello Stato e dei tribunali, cosa che è, cosa da non escludere, da ricordare, è vero che l'amnistia risolverebbe il problema strutturale della giustizia, in piccolissimo sulla giustizia civile eliminare la separazione legale obbligatoria comporterebbe un carico molto 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 minore per i tribunali italiani, quindi molte scartoffie, molte procedimenti, tante cose in meno che sinceramente sono inutili, perché quando una coppia ha scelto di, un coniuge hanno scelto di vivere due vite separate, quindi di lasciarsi, le statistiche ci dicono che non più dell'1% ritorna sui propri passi, e però per quell'1%, 99% degli italiani devono pagare migliaia di euro e stare anni appesi a un filo senza avere nessun diritto e nessuna tutela. Diego, volevo chiederti una cosa che io mi sono sempre chiesto. Il matrimonio, insomma, è un contratto che si stipula in qualche modo davanti a un ufficiale di stato civile, no? Vabbè, in caso sia religioso ci sta una delega, vabbè, che non è equa, perché poi dopo l'ufficiale di stato civile non è anche ufficiale, diciamo, cioè non è anche ministro del culto. Vabbè, quello che ti volevo chiedere, ma secondo te per quale motivo, appunto, per rescindere questo contratto occorre un giudice? Perché, diciamo, il divorzio deve essere una cosa giurisdizionalizzata? In altri paesi è così, oppure, insomma, è un normale recesso che si può avere tra privati? Ma guarda, in altri paesi, almeno in quelli europei, ci sono delle proposte che stanno anche in molto avanzate, addirittura nella Spagna di Rajoy, quindi in Spagna del Partito Popolare,
che prevedono, ancora non sono leggi attuate, però prevedono la possibilità di delegare ai notai le separazioni divorzi consensuali, li chiamano congiunti, divorzi e separazioni congiunte, come li chiamano loro, la possibilità di delegarle ai notai. Io trovo che questa sia e la stessa cosa era in Francia, era una proposta di questo tipo. Io ritengo che una cosa del genere sia un passo avanti, in quanto quando la coppia è d'accordo su tutto, esistono anche separazioni e divorzi congiunti in Italia, quando la coppia è d'accordo su tutto e non si tratta nemmeno, magari non hanno figli minori, non hanno grandi beni da... ma anche avendoci dei beni, io penso che non ci sia il rischio di un patto leonino all'interno della coppia, e anche se ci fosse questo rischio, dico, un notaio è preparato ad avvisare una delle parti dicendo: attenzione che un accordo di questo tipo è sempre impugnabile perché è completamente a sfavore di una delle due parti. Quindi, consigliati da un notaio, che comunque è una persona che ha una competenza per dirimere certe situazioni, secondo me separazioni, divorzi consensuali, quando non ci siano questioni legate alla prole, quindi non ci sarebbe nulla di male, anzi potrebbe togliere un peso, aggravare un peso. Ma anche quando ci sono dei figli, succede spesso che i genitori si mettono d'accordo, nelle divorzi con le separazioni consensuali ci si mette d'accordo anche sulla gestione dei figli. Quindi quando non ci sono delle situazioni di squilibrio talmente grosse da poter gridare allo scandalo, anche un notaio può tranquillamente dirimere dei problemi che ci sono, ma quando è consensuale comunque sono d'accordo. Quindi io sono completamente d'accordo, però per evitare a monte... Perché sai, questa è una proposta interessantissima, però una proposta che noi stiamo ancora a dibattere l'obbligo della separazione, figuriamoci. Due proposte che secondo me potrebbero essere invece fonte di risparmio per il cittadino e per lo Stato, eliminando una gran parte dei divorzi e delle separazioni giudiziali, è eliminare l'istituto dell'addebito che esiste in Italia, per cui non c'è più vantaggio a insistere perché una causa si trasformi da consensuale a giudiziale per ottenere un vantaggio. Quindi l'eliminazione dell'istituto del debito probabilmente risolverebbe molti problemi, molte cause non finirebbero come finiscono oggi, e l'introduzione dei cosiddetti patti prematrimoniali. I patti prematrimoniali, che è un istituto anglosassone ma che viene riconosciuto in modo diverso anche in altri paesi europei, che consentirebbe in questo caso ai futuri coniugi consentirebbe di dirimere le eventuali problemi per un futuro divorzio. Quindi possono decidere: la casa appartiene a lei, che ne so, la villa al mare, o per chi c'ha i soldi. Per chi non ha i soldi, l'affitto lo pago io, la casa rimane a lei, il mutuo ce lo dividiamo. Cose, insomma, che è più facile prendere accordi quando nella coppia regna l'armonia e l'amore, e quindi si ha rispetto dell'altro, piuttosto che prendere quelle scelte quando armonia, amore e molto spesso il rispetto sono andate a farsi benedire, come si dice. Quindi sono convinto che l'introduzione dei patti prematrimoniali sia uno di quelle riforme che possono evitare il tracollo, no, della coppia a livello giudiziario, che poi finiscono come è successo i fatti di Civite, di Cittadella, perché poi volenti o meno, se ci sono figli piccoli dentro, vengono alla fine in un modo o nell'altro nelle guerre, finiscono in mezzo anche loro e vengono usati come delle clave, la madre contro il padre contro la madre, farne le spese sono sempre figli minori. Anche sulla questione dei patti prematrimoniali però la Cassazione si è sempre espressa in modo contrario, perché sempre quel fatto del patto leonino, c'è il rischio che all'interno della coppia ci sia un rapporto, un contratto sbilanciato a fare. Ma di fronte a contratti capestro si può ricorrere al giudice?
quando si ritiene che il contratto è talmente un contratto iniquo per cui uno dei due è stato troppo svantaggiato, si può ricorrere tranquillamente dal giudice. La stessa cosa potrebbe avvenire per un matrimonio. Non si vede perché quel può accadere nei contratti, non può accadere nel matrimonio. Se una donna o un uomo, quasi sempre la donna viene tutelata in questo, ritiene di essere stata oggetto di una sopraffazione dal punto di vista di questo contratto prematrimoniale, potrà sempre fare. Se poi però anche un contratto prematrimoniale equo è evidente, qualsiasi avvocato dirà il suo ricorso è temerario, perché voglio dire, vi siete divisi equamente i beni, lei comunque è tutelata, ad un certo punto non si vede perché, quindi questi patti prematrimoniali. Ci sono delle proposte che sono state fatte in questa legislatura, figuriamoci, noi stiamo ancora combattendo con l'applicazione della legge sull'affido condiviso, che è la legge del 2006, 54 del 2006, che sta ancora lì, l'equiparazione dei figli tra legittimi e naturali, e sta ferma alla Camera, l'affido condiviso bis sta ferma in Commissione Giustizia al Senato, divorzio breve, fantasma, noi siamo in un Parlamento che fa ridere i polli, una politica che di fronte a questi temi scappa, che sono dei vigliacchi, scappano perché hanno paura della loro ombra, e quindi di fronte a una cosa del genere pensare al notaio, pensare ai patti prematrimoniali è una bellissima riforma che noi spero presenteremo come radicali, grande pattuglia parlamentare, il prossimo Parlamento, in cui non ci siano più questi indecorosi rappresentanti del popolo italiano che si stanno comportando veramente per quello che sono, cioè dei burocrati, partitocrati e in questo caso ladri di informazione, perché hanno fatto sparire questa proposta di legge in barba al cittadino. Questi sono, diciamo, si potrebbe fare tanto in Italia e si farà poco così, ma quantomeno quel poco non nascondetelo. Bene, allora chiudiamo con questo augurio per i radicali e per una futura pattuglia radicale in un prossimo Parlamento. Ringraziamo Diego Sabatinelli e ovviamente gli diamo in bocca al lupo per questa battaglia, in bocca al lupo a tutti noi, perché è una battaglia che riguarda i cittadini comuni, e lo riavremo spero presto su Libri.tv per un aggiornamento. Grazie ancora, ciao.